Rieccoci alla seconda puntata di A Casa dei Paperini, Dove, per sopperire la temporanea mancanza di fumetti, ho preparato un pacco per voi e nel frattempo ho intervistato alcuni personaggi. Se avete già visto la prima parte, iniziamo subito. Gastone, porta fuori. No, vabbè. Sono poche pozioni. Ma prima, sigla! Dove eravamo rimasti? Ah, sì. Sentiamo il parere di un accademico, il dottor, professor, non vi sto a leggere tutti i titoli, plurilaureato, Pico de Paperis. Yeah, buonasera, buongiorno. Professore, ci dica cosa ne pensa la comunità scientifica di questo coronavirus? In virtù della mia laurea in copricapi di sovrani, io già di questo virus, Corona sapeva tutto. Non dimentichiamo che è un virus che arriva dal Mar Cantabrico passando per la traccia meridionale, quindi questo ci dice tante cose rispetto alla sua composizione. Come io ho scritto il mio libro pubblicato inconfutabilmente prima di questa crisi, oh, che buffo! Eccolo qui, come ho scritto in questo mio libro, per trovare il vaccino ci vorranno circa 40 anni, quindi durante questo periodo appunto di quarantena è importante, come diceva Lavoisier, di stare a casa. Quindi adesso mi si sta bruciando l'arrosto, devo andare, arrivederci, grazie. Grazie, grazie, è stato chiarissimo, basta così, poi ne riparleremo un'altra volta. Buono studio. Mi devo svegliare, manda lui. Ma sei sicuro? Sì, dai, 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 dai. Diamo il benvenuto a... Stop. Il video è troppo lungo. Ciao, Kaki. Paperoga! Bello, sì. Oh, vedo che sei fuori casa, che stai andando a fare la spesa? No, no, ho preso i mobili che avevo in casa e li ho portati fuori. Così l'esterno diventa casa mia e posso stare. No, aspetta, in che senso? Sì, ho anche la tenda per la pioggia, così è come stare in campeggio di lusso. C'ho anche gli amici, si sta bene. Ma non ha un c***o di senso! No, no! Invece ha senso! Bravo, Paperoga! Te li spacco la faccia. Grazie, bello. Sì. Salutiamo Paperoga dalla terra di Ciao, Bob Kalki. e sentiamo una vera casalinga. Un personaggio usato poco, è vero, ma amato da tutti. Sto parlando di Clarabella. Sembra ci sia un problema. Un attimo. Vabbè, chi si sbatte di Clarabella? Dai, la verità. Tanto abbiamo in linea niente poco di meno che il commissario Basettoni, per sapere come la polizia sta affrontando questa situazione critica. Prego. Ci sono io al posto suo. Ah, scusate, è solo un ispettore, ma vabbè. Ma come solo un ispettore? Purtroppo è la censura, ma se vuoi possiamo fare così. O Ehi, ma che è sta roba? Oh, così. grazie, ci voleva. Sì, ma noi la rendiamo trasparente. Ma scusa, quindi sembra che ho una paresi? Che c'ho la faccia bloccata? E certo, non sarà bello, però almeno pensiamo ai bambini, scusa. Vai No, meglio, vabbè. presto! Basta, basta. Taglia, stacca Vai, mi e... spacco la Ciao! faccia! Pronto? Pronto, Mr. Rocker Duck, il miliardario? Sì, mi dica. Sono Calchi di Ricalchi Paperi. La chiamo perché Ah, lei è quello volevo. che ha fatto il video su Paperone, no? Sì, sono io, l'ha visto? È certo che l'ho visto. Guardi che io non sono la seconda scelta di nessuno. La prossima No, volta vabbè, ma è chiami stato prima solo me. perché. Vabbè, cioè, mi ha chiuso in faccia. Incredibile. Incredibile.